all'interno eventi di interesse culturale, spettacoli, eventi sportivi, tutto ciò che andrà un po' a, vuol dire, a incrementare il livello culturale di Volta Ferrata di per sé già notevole, e sia a intrattenere i cittadini anche e soprattutto nel giorno del 26 settembre dedicato al Santo Patrono. Come vedete, da questo venerdì inizieremo con una prima settimana della cultura, cosiddetti incontri d'arte, in cui il professor Rodolfo Papa, un emerito insigne rappresentante della Pontificia Università Urbaniana, nonché mio collega d'infanzia, l'amico Fidelis, lo dico con vanto perché è una persona veramente in gamba, ci farà dono di tre conferenze sull'arte sacra, iniziando da questo venerdì e proseguendo il giorno 22 e poi il 24. Le conferenze si svolgeranno presso la sala dell'Abbazia, la sala conferenze dell'Abbazia, per le 18:00 e 19:30. Il programma degli incontri sinteticamente riguarderà questo venerdì un passaggio che riguarda il Caravaggio, il Guido del Caravaggio, una iconologia teologica tutta da scoprire. Il professor Papa farà il relatore e in altre due conferenze, diciamo, ci presenterà altri insigni studiosi che lo accompagneranno in questi eventi. Il 22 abbiamo una conferenza che si intitola I denti di Michelangelo, la religiosità sofferta di un genio tormentato. Il giorno 24 il tema sarà il Sodoma a Siena e l'eteronormatività nella storia dell'arte. Lo scopo di queste conferenze, oltre a quello ovviamente di conoscere e, diciamo, ascoltare ciò che il professor Paolo e i suoi colleghi vorranno rappresentarci, anche quello di introdurre a Corte Prato un processo un po' diverso e cercare di andare su discorsi di eccellenza che comunque non mancano nel territorio e mettere in contatto queste professionalità, queste capacità esterne con il mondo e l'associazionismo anche culturale Corte Pratese. Lo stesso venerdì sera, il 19, al Parco Giulini, sarà una serata di flamenco organizzata dall'Associazione Natura Corte Ferrata. È un'iniziativa l'unica a pagamento di tutto il settembre di Corte Pratese, finalizzata con una raccolta di fondi auspicata a valutare la possibilità di costituire in un futuro, di realizzare in un futuro un teatro a Corte Ferrata, o migliorare magari l'esistente, che è quello attualmente solo presso l'Istituto Faccone, oppure eventualmente realizzarne un altro. Abbiamo poi il giorno 20 un evento sportivo a Piazza De Gasperi, un gruppo sportivo di arti marziali locali effettuerà delle esibizioni volte sia a promuovere la loro attività che sia comunque eventualmente anche a far conoscere ciò che svolgono. È un gruppo che svolge la sua attività presso il palazzetto dello sport di Corte Ferrata, un gruppo locale. Avremo poi sempre il giorno 20 in memoria di Andrea Capozzi, un'iniziativa presa da giovani di Corte Ferrata, amici del purtroppo defunto compianto Andrea Capozzi, che voi sapete potuto mancare poco tempo fa per un incidente lungo via Santovetti, un incontro di calcio presso il campo sportivo in memoria appunto di Andrea Capozzi. Il 20 e il 28 settembre si svolgeranno i concerti di campagna presso il liceo Benedetto XV, svolti dall'associazione musicale Carl Jenkins. È un'iniziativa che gravita sui comuni di Monteforzio e di Corte Ferrata, in queste due giornate svolgerà attività anche qui da noi. Ci sarà poi il 21 settembre un evento sulla commemorazione dell'eroe martire Salvo d'Acquisto, un'iniziativa promossa dal gruppo cosiddetto Garibaldini di Corte Ferrata del Marino, una giornata in cui si praticamente svolgerà un raduno, una commemorazione presso l'Aula Consiliare e un corteo con la deposizione di corona in piazza Cavour. Lo stesso giorno, il 21, si svolgerà la maratonina Nonni, Nipoti e Amici a Quattro Zampe, promossa dal Centro Sociale Anziani insieme all'Associazione Agenda Aulus e all'Associazione Corte Ferrata Vivo, entrambe di Corte Ferrata. È una cosa che già si è svolta lo scorso anno, una passeggiata tutti insieme lungo le vie